battiamo lentella e andiamo avanti in Coppa Italia. Buongiorno ragazzi, sono Simon Singer Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa partita, ma prima di cominciare a farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram, simonsigno_giallorosso. Parto col dirvi che voglio vincere quest'anno più che mai la Coppa Italia. È un trofeo che manca da troppo tempo a Roma e, come ha detto Ancelotti, basta veramente poco per arrivare fino in fondo. Adesso ci sarà la partita difficilissima contro la Fiorentina, ma io voglio espugnare il Franco e voglio andarmi a giocare la semifinale, dove, qualora dovessimo passare, ovviamente affronteremo la vincente di Juve Atalanta. Voglio mettere questa benedetta stella sul petto. A molti di voi potrò sembrare un provinciale, ma io voglio farlo il prima possibile, perché è veramente una maledizione. Dal 2008, quella finale contro l'Inter, non riusciamo più a vincere una Coppa Italia, una coppa che molti snobbano, e anche comunque anche noi in passato l'abbiamo snobbata. Questa partita non era facile sulla carta, anche perché abbiamo visto come la Roma contro squadre di basso livello si sia spesa addormentata. Spezia e Cesena sono due dimostrazioni palesi. Oggi però sono stracontento perché abbiamo preso la gara innanzitutto sul serio, e poi comunque ho visto dei miglioramenti rispetto alla sfida contro il Parma. Poi ovvio, abbiamo affrontato una squadra mediamente non troppo forte tecnicamente, però questo era un test per vedere dove possiamo realmente arrivare, e sono soddisfatto. Siamo andati subito in vantaggio dopo una ventina di secondi grazie al gol di Patrick Schick, che oggi ha segnato addirittura una doppietta. E diciamo che però Lentella nel primo tempo c'è stato totalmente. Lentella poteva tranquillamente anche pareggiare se non fosse stato per Olsen. Attenzione, perché la punizione, il miracolo di Olsen è la seconda parata, non la prima, perché per me nella prima sbaglia, perché in quel caso penso si debba andare con il piede, perché non ha il tempo, non ha la rapidità per scendere, mettere il ginocchio quasi per terra e bloccare il pallone. Quindi ci si andava, e poi ha fatto praticamente un bunker per respingere la palla che è rimasta lì, e l'attaccante fortunatamente per noi non ne ha approfittato. Il gol di Marcano a fine primo tempo ha completamente tagliato le gambe ai Liguri, che da lì in poi praticamente si sono adagiati e non hanno più fatto niente. Nel secondo tempo è stradominio totale nostro. Riusciamo a fare un altro gol con Schick, molto bello questo, forse anche più del primo, che era venuto di tacco, grande gol anche quello, ma questo è veramente molto preciso, una rasoiata di interno sul secondo palo che non lascia scampo al portiere, mentre l'altro gol lo firma Pastore, tocco di giustezza. A me però, ragazzi, Pastore non piace, io non lo so, non piace proprio, non me lo farò mai piacere, probabilmente ci mette troppo per girarsi, è veramente troppo lento, così come Marcano è veramente molto molto lento. Marcano è un bomber, questo gli va riconosciuto ovviamente, anche al Porto segnava molti gol, ma è troppo lento per il calcio italiano, considerando oggi che abbiamo giocato contro una squadra che l'anno scorso ha giocato i playout per la Serie B. Ci fa riflettere veramente tanto la lentezza di Marcano, che addirittura è stato costretto a spendere un giallo, che forse sarebbe dovuto essere anche qualcosa più di un giallo. È un cartellino arancione, diciamo, chiamiamolo così, nel primo tempo al limite dell'area, poi punizione che è stata parata da Olsen in due tempi, come vi ho detto poco tempo fa. Sono contento, siamo in netta crescita, dobbiamo continuare su questa strada. Adesso ci sarà il Torino, che è un test veramente importante, anche perché ieri il Torino contro la Fiorentina non è andato assolutamente male, e poi ha perso nel finale per due disattenzioni clamorose. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete tranquillamente lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.